Buongiorno dall'informazione di News TV. Apriamo con la cronaca. Proprio ieri sera un centese di 50 anni è morto per cause in corso di accertamento dopo essere stato vittima di un leggero tamponamento a Renazzo. Erano le 19 di ieri sera quando in via Europa, strada principale della zona artigianale 102.000 vicino a Renazzo, due veicoli sono venuti a collisione. Un banale, a quanto pare piccolissimo, tamponamento all'incrocio con via di Renazzo. L'uomo alla guida del veicolo tamponato scende dalla macchina per verificare l'entità del danno. Appena sceso dal veicolo si sente male e si accascia a terra di fronte agli sguardi sbigottiti di alcune persone. Viene immediatamente dato l'allarme al 118 che si porta sul luogo per soccorrere l'uomo. Purtroppo però ogni tentativo di rianimare la persona si rivelerà vano e il cinquantenne resterà sull'asfalto morto. Probabilmente per un malore assolutamente indipendente dal piccolo tamponamento. Sul luogo si portano anche i carabinieri che avviano le indagini per capire le reali cause della morte improvvisa del centese. Una tragedia improvvisa che ha lasciato interdetti i testimoni dell'accaduto che purtroppo nulla hanno potuto fare per il poveretto. E una notizia di servizio, perché c'è una modifica alla viabilità in via Cremonino. Questo riguarda la giornata di domani. Per consentire il montaggio di una gru edile, parliamo del capoluogo di Cento, nel cantiere di ripristino post sisma di un immobile, domani appunto 29 novembre dalle 9 alle 10 è istituito un divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli in via Cremonino nel tratto compreso tra via Donati e via Accarisio. In conseguenza di tale modifica, la viabilità, i mezzi che percorrono via Donati giunti all'intersezione con via Cremonino saranno obbligati a svoltare a destra e quelli che percorrono via Campagnoli giunti all'intersezione con via Cremonino saranno obbligati a svoltare a sinistra. È inoltre istituito un divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli in via Cremonino da via 20 Settembre a via Donati, contestualmente al passaggio della gru edile, interruzione a cui saranno interessate le vie Bulgarelli e Accarisio. Con questa notizia si chiude qui l'edizione di oggi, grazie a tutti voi della cortese attenzione, vi ricordo che noi torneremo domani alle ore 13 sempre in diretta qui da Cento e che tutte le altre notizie le potete consultare in qualsiasi momento sul giornale online areacentese.com, la nostra testata giornalistica di riferimento. Grazie ancora, buona giornata.